Amici rossoneri, buongiorno, bentrovati, consueto editoriale, video editoriale quotidiano su questo canale. Oggi ho tante cose, tante riflessioni, perché fondamentalmente di notizie non ce ne sono. Il padre della mia compagna, che lavorava nel mondo della finanza, diceva, anzi rispondeva a chi dicesse no news, good news, cioè il fatto che non ci fossero notizie fosse un qualcosa di positivo, essendo lui un pragmatico, essendo appunto un uomo della finanza, diceva no news, no news. E questo è quello che sta succedendo da noi, cioè l'assenza di notizie in realtà è semplicemente l'assenza di notizie. Verrebbe da dire, ma l'attesa stessa dei colpi di mercato non sono in sé i colpi di mercato, però ovviamente staremo semplicemente giocando e divagando. Ma voglio commentare intanto in primis una cosa, che è lo stadio della Roma. Voglio dire complimenti, perché da romano so che iter pazzesco ci sia stato dai tempi di Pallotta intorno allo stadio da Roma, perché questo è un po' l'hashtag dalle parti nostre e gli amici romanisti lo sanno. E voglio congratularmi, perché dopo tutto questo patire almeno avete qualcosa da guardare, e questo rendering, questo video che circola da ieri mostra secondo me un progetto architettonico di assoluto valore, bellissimo, anche molto bello per la città. Chiaramente non sorgerà in una zona meravigliosa di Roma, perché la zona di Pietralata non è che sia proprio tra le più belle in assoluto, però la riqualificherà, comunque sarà un qualcosa di importante. È chiaro che uno stadio del genere sarebbe stato più bello proprio nella zona dove è lo stadio olimpico adesso, però sappiamo che tutto questo è impossibile, bisogna cercare delle destinazioni alternative, dei siti alternativi rispetto ai luoghi in città. Però comunque Pietralata è in città, quindi volevo dire congratulazioni agli amici romanisti, così come volevo dire che io sono molto orgoglioso di due aspetti. Il primo è dei numeri, per i quali vi ringrazio, perché mi fanno sentire non da solo in questa battaglia di sensibilizzazione. Questa è la battaglia, io mi limito a questo, non sono l'uomo con le soluzioni, perché non è neanche corretto che io possa incarnare la possibile soluzione. Io sono un uomo di analisi e di ragionamento e di razionalità finché questo mi riesce, e non sta a me trovare le soluzioni. Però vi ringrazio, perché tante persone stanno facendo gruppo e siamo veramente in tanti a provare a comprendere quello che sta succedendo, e lo faremo anche in questo video, né più né meno. Quindi vi ringrazio per questo. L'altra cosa di cui sono particolarmente orgoglioso è la presenza di tanti tifosi di altre squadre, nonostante questo sia un canale che non parlerà di altre squadre. E il fatto di avere tifosi dell'Inter, tifosi della Juventus, tifosi della Roma, tifosi dell'Atalanta, tifosi del Bologna, ce ne sono veramente di tante squadre presenti qua, che sostengono di seguire il canale a prescindere, perché apprezzano il tipo di approccio, apprezzano il tipo di analisi che viene fatta qua dentro. Vi ringrazio, per me è un motivo di grande orgoglio, perché questo, ripeto, è un canale che come prerogativa ha quello di fare l'analisi più onesta possibile. E quindi grazie mille. Mi dispiace se non ho le competenze per parlare anche delle vostre squadre. Lo farei, ma lo farei in maniera impropria, quindi lascio fare a quelli che sono più bravi. E a proposito dei più bravi, il tema di oggi parte proprio dagli aggettivi che nei confronti dei nostri dirigenti vengono usati più spesso da parte vostra, da parte dei tifosi, chiamiamoli non allineati, ovvero incompetenti, improvvisati, inetti. Ecco, lo scopo di questa puntata di oggi è quello di provare a farvi riflettere su questo, per darvi un'altra chiave di lettura, perché io sono piuttosto, anzi sono fermamente convinto che questi signori siano tutto fuorché degli incompetenti, degli improvvisati
o degli inetti. È chiaro che noi stiamo parlando della parte sportiva e quindi sottolineo che la mia riflessione è proprio sulla competenza o meno da un punto di vista sportivo. È vero, non hanno conoscenze, è vero, non hanno competenze, è vero che sono incapaci di fare un mercato, sono incapaci di farlo probabilmente nella maniera che noi intendiamo per mercato. E si muovono in maniera per noi erratica. Non capiamo esattamente quello che fanno. Cioè, stiamo iniziando a decifrarli e ogni giorno capiamo che il budget diventa questo, eccetera. Siamo passati attraverso diversi stadi di analisi del loro comportamento e anche diversi stadi di aspettativa che noi avevamo. Perché per tutta la scorsa stagione l'impressione è che non intervenissero, ma le finestre per intervenire effettivamente erano poche. Da un lato perché c'era questo grande alibi degli infortuni e quindi ormai i buoi erano scappati, era inutile cambiare i preparatori a preparazione finita. Si potevano dare molte responsabilità a Pioli, ma erano delle responsabilità che si sarebbero ascritte per una resa dei conti alla messicana a fine stagione. E quindi soltanto quando poi le cose, la barca ha iniziato veramente a prendere acqua e sconfitte, quindi dalla Coppa Italia passando per l'Europa League, nonostante la narrazione al solito come venisse romanzata, no? Una retrocessione in Europa League e poi come sia stato romanzato il secondo posto, i primi dei normali, eccetera, insomma, nonostante aver permesso tutto questo, anche chi si aspettava per esempio il licenziamento di Pioli è rimasto poi a bocca asciutta, io per primo, perché in una qualsiasi altra società, come si usa dire, in una società normale, frase molto abusata, si sarebbe proceduti con l'esonero del tecnico. Invece questa continua costruzione di alibi, vedete, è come se lavorassero quasi a braccetto con un certo tipo di stampa, no? E credo che la stampa lavori in loro favore indipendentemente dal fatto di riceverne, ci siamo capiti, dei benefici. Credo semplicemente che sia il modo di stare al mondo italiano, che è quello di mai mettersi contro un potente, a meno che il potente non sia in cattiva luce, allora lì si passa al massacro del potente. Ma mai per primi, si va sempre in scia, sempre su un'onda. Io non credo che loro siano degli improvvisati, sono cambiate le nostre aspettative nel momento in cui la stagione è finita, è terminata. Perché le prime voci, e per lungo tempo, che sono state fatte circolare, davano l'idea, una volta esonerato Pioli, dopo l'Europa League, quindi a stagione ancora in corso, si sapeva che lui non ci sarebbe più stato, questo è il primo punto chiave, secondo me. Si iniziò a parlare di Conte. Conte che era esattamente l'incarnazione di quello del riscatto che il pubblico milanista, il tifoso milanista, chiedeva e voleva. Cioè, dopo un aziendalista che non riusciva più a infondere nella propria squadra un certo tipo di fermento, fomento, garra, chiamatelo come vi pare, a un certo punto arriva il nome di quello libero che flirtava con noi e sembrava che noi flirtassimo con lui, non noi tifosi, ma noi società, appunto, i famosi incompetenti, improvvisati, inetti, che voi definite così. Quando in realtà loro non lo stavano minimamente trattando, ma voglio soltanto ragionare e cercare di farvi ragionare in maniera psicologica. Cosa ha comportato il fatto di far girare, comunque, non smentire le voci su Conte e portarle avanti quasi fino alla conferenza stampa di Ibrahimovic, quasi fino alla conferenza stampa di Ibrahimovic? Ha comportato fiducia e ha comportato una visione della nostra dirigenza, della nostra proprietà, come se per prima vogliosa, bisognosa di riscatto e di dare un senso diverso e dare una
destinazione d'uso del nostro club che fosse più consona a quella che è la sua tradizione. Non c'era garanzia di vittoria, però c'era garanzia di provare a vincere e sembrava anche la giusta risposta a quello che la curva aveva richiesto alla società stessa con gli striscioni. Il Milan che non partecipa, ma il Milan che vuole vincere. È una stagione senza trofei che non possa essere una stagione positiva. E per lungo tempo, con, mi ricordo, tanti anche dei miei colleghi che davano per fatta l'operazione Conte, salvo poi scoprire che Conte non sia forse neanche mai stato realmente preso in considerazione. Non mi addentro su questa cosa perché non sono una mosca che era presente, quindi non c'ero. Però è evidente, abbastanza evidente, che il, a un certo punto cambia la narrazione e iniziano le delusioni. Cioè inizia questo reality check, questo check della realtà, su quello che diventa l'operato che, di una dirigenza che inizia a togliersi la maschera progressivamente. E quindi non vogliamo un manager. E da lì circola il nome di Lopetegui, che inizia a gettare nel caos la tifoseria milanista. Talmente alto il caos che devono virare poi su un altro nome, perché è evidente che loro il caos non lo vogliano. Per quanto sottovalutino il tipo di forza di noi clienti, allo stesso tempo, perché ci maltrattano in qualsiasi maniera, maltrattano il sogno, maltrattano le speranze, maltrattano le aspettative, maltrattano il blasone. E uno direbbe, ma perché tiri la corda con i tuoi stessi clienti? La tirano fino a un certo punto, in effetti. Perché ancora c'è una narrazione, appunto, c'è una versione romanzata di quello che sta succedendo che tiene. E finché tiene, cosa che invece non poteva succedere con Lopetegui, cosa che non poteva succedere continuando con Pioli, era troppo rischioso. Finché tiene, loro andranno avanti su questa linea. Primo segnale del fatto che non siano incompetenti, improvvisati e inetti, ovvero conoscano perfettamente quali siano i limiti. Il mercato. Potrebbe sembrare che loro non stiano facendo mercato perché svogliati. In realtà loro non vorrebbero fare il mercato. In realtà sanno che il mercato è uno spreco inutile di denaro e sanno che nella loro economia il mercato è anche parte dell'imbonimento dei tifosi. Ma stanno iniziando a capire che ci sono metodi alternativi per arrivare anche a portare la loro visione di mercato e i loro esiti di mercato con tutte le attese. Intanto oggi buon 25 luglio a tutti con un solo acquisto di mercato. Ma proprio con questa pazienza, quando sei tu a doverti fare le domande, quando non hai mai nessuno che ti risponde, chi non ti risponde devi immaginare le risposte, quindi sei tu che speculi. E per il resto non avere risposte porta te ad andare con la fantasia da una parte, da un'altra. Ed è normale che gran parte di noi, o che una buona parte di noi, fortunatamente sempre meno in effetti, mi rimangio il gran parte, pensa proprio per sopravvivenza che debba essere tutto sotto controllo, perché non accetterebbe il fatto che la situazione non possa essere sotto controllo. Non siamo fatti tutti uguali. Quindi psicologicamente subentrano delle svolte mentali, o comunque degli approcci mentali, che ti portano a giustificare anche l'ingiustificabile. Ragazzi, questa cosa succede in tanti ambiti, diciamo, anche più cruenti e più seri rispetto al calcio. Quindi figuratevi se non succede con il calcio. Perché noi vogliamo comunque pensare che vogliamo poter dire un giorno ci siamo sbagliati noi. È chiaro che oggi sei nell'era dei social, quindi è molto più complicato, no, portare qualcuno ad ammettere di avere sbagliato visione. Soprattutto perché esiste, adesso ci siamo anche noi in gioco e quindi c'è la nostra reputazione, l'abbiamo detto prima, la coppa dell'internet. Ma in realtà questi signori si stanno muovendo in una maniera estremamente coordinata e vi dirò di più, stanno anche imparando. Il mercato di quest'anno, che per noi è un mercato peggiore rispetto allo scorso anno,
è un mercato che dimostra che loro stanno imparando come non sprecare i soldi. Loro sanno perfettamente, arrivati a questo punto, che il mercato si deve basare su delle certezze. Non mettere nulla che venga dai proventi, eccetera. Nulla. Tutto il mercato deve basarsi sul player trading. Se non vendi giocatori, non compri. Vedrete che adesso, anche il prossimo anno, magari anche a gennaio, anche se gennaio secondo me per loro è veramente una spesa ingiustificata, andranno sempre di più su chi ha clausole rescissorie basse. Cioè il fenomeno Morata di quest'anno, che è stata un'occasione per loro, cercheranno di replicarlo, perché hanno imparato che se c'è un giocatore buono con una clausola bassa, è il caso di andare lì, perché si risparmiano soldi, non bisogna trattare. E adesso arriviamo alla trattativa. Sono incompetenti? Sono improvvisati e inetti? Sicuramente sono nuovi in questo mondo. Ma perché? Perché quando tu crei una dirigenza costruita sul non avere nessun uomo di sport, con, diciamo, Moncada come unica eccezione, ma Moncada viene da un altro mondo, viene da un mondo dello scouting che tra l'altro lui non esercita. Quindi è uno scout che ha rinnegato lo scouting completamente. Noi non facciamo nessun tipo di scouting. Per mettere, diciamo, adesso semplifico, per inserire dei dati in un computer e vedere chi ha effettivamente una clausola bassa o chi è in esubero, eccetera, non serve un granché. Intanto loro continuano ad avere questi due rapporti prioritari con il Lille e con il Chelsea. Quindi se ci sono esuberi da una parte o dall'altra, cerchiamo di prendere da lì. Ed è emblematico il fatto che non sia venuto da noi come punta David o David, non so se sia alla francese o all'inglese, in caso sarebbe David, ma non è venuto perché costava troppo. Era la scelta più ovvia perché era il giocatore del Lille, ma non c'era possibilità di averlo in prestito, non aveva probabilmente una clausola, infatti adesso andrà forse alla Roma o comunque sicuramente non da noi, non è mai stato preso in considerazione. Vengono presi in considerazione giocatori di basso livello perché per loro il mercato, ed è questo che hanno imparato, non importa che sia qualitativo, ma è importante che sia numerico. Il mercato deve essere quantitativo, per quello hanno bisogno di un allenatore come Fonseca che sa già che non dovrà dare in escandescenza nel momento in cui magari si ritroverà con il ruolo del centrale mancino non coperto, col mediano non esattamente quello che voleva lui, perché su tutto il resto loro continueranno a fare questo tipo di mercato, cioè il mercato delle occasioni, il mercato neanche dei parametri zero, cioè si vedrà, probabilmente sbloccheranno molte cose dopo. Non è che loro non sanno che non devono consegnare una squadra, che dovrebbero consegnare una squadra già per la partenza per gli Stati Uniti o altro, non è che loro non sanno che una partenza per gli Stati Uniti potrebbe essere pericolosa per la preparazione. Queste cose le stanno imparando, perché sono sì improvvisati, sono sì nuovi, ma stanno diventando sempre più bravi nel fare il loro mercato e diventeranno sempre migliori in questo, e il mercato sarà sempre peggiore. Perché? Perché è esattamente quello che loro vogliono. Questo tipo di mercato di quest'anno è esattamente il tipo di mercato che loro vogliono. Loro non è che non stanno riuscendo a fare il mercato, loro stanno riuscendo perfettamente a fare il tipo di mercato che si sono prefissati con le linee guida che loro hanno. Perché, e scoccia ripeterlo ancora, prima vi metterete in testa che a questi signori della parte sportiva interessa pochissimo di quanto il Milan possa rendere, di dove si possa finire, se l'allenatore andrà bene o male. Se voi pensate che questi qui possano licenziare Fonseca per riprendere Pioli a novembre o a dicembre, secondo me siete degli illusi, perché per loro non ha, sono due carte equivalenti, non ha nessun senso. Hanno 3 anni di contratto con Fonseca, perché poi dover continuare a spendere su Fonseca, che tra l'altro avrebbe indubbiamente più mercato rispetto a Pioli? Se lo tengono. Se Fonseca fa quello su cui si sono messi d'accordo, per quello io dico Fonseca non è un poveretto.
Fonseca è uno che ha accettato. È come Ibrahimovic. Ibrahimovic non è poverino, all'inizio si pensava, ma come ha fatto a accettare? Adesso si ribellerà. Noi tutti pensavamo che avesse una vis pugnandi che lo portasse a scatenarsi perché non gli avevano preso Conte o altro. E poi ci siamo resi conto che Ibrahimovic è il primo che sta facendo creste su di noi, è il primo che sta guadagnando su di noi. E vi si diceva, Ibrahimovic è un nuovo Redbird. Questa società, tra l'altro mi chiedo, con tutta l'invidia nei confronti dei tifosi romanisti, dove sia il nostro rendering? Voi l'avete mai visto il nostro stadio? Abbiamo visto quello che doveva sostituire San Siro, ma quello è un vecchio progetto. Tra l'altro era molto bello, la famosa cattedrale. Ma non è più quello il progetto. Qualcuno si è degnato di farci vedere uno straccio di progetto, perché vedete, anche quello aiuta a sognare. Quando ho visto lo stadio della Roma, io ho immaginato i tifosi della Roma sognare. Perché anche quella sarebbe una carezza in questo momento, che non ci fa nessuno. Nessuno di questi signori si ha anche appunto la briga di darci un bacino, una carezza, farci un complimento, dirci qualcosa. Non fanno nulla. Cioè vanno dritti, 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 dritti. E se ne fregano. Se ne fregano perché, ripeto, è molto difficile stabilire le responsabilità. È colpa di Jerry, e Jerry può dirti no, è colpa di Elliot perché c'è Furlani che mi dice che non posso operare. E Furlani dirà, ma non è vero, io non gliel'ho mai detto, è colpa di Moncada che non sa fare il mercato. E Moncada, ma io sono uno scout, io non posso fare il mercato. Mi hanno chiesto di fare il mercato, ma ci pensa Ibra, che è uomo Redbird. Inizierebbe un palleggio, ma questo palleggio non inizierà mai, perché non ci sarà mai un giornalista, che sia uno, a fare le domande giuste, a chiedere, a scandagliare, chiamare una conferenza stampa in Italia di Jerry Cardinale. Che sarebbe interessante una conferenza stampa di Jerry Cardinale solo sul Milan in Italia, con davanti un pubblico di giornalisti. E poi lo sappiamo che con il pubblico di giornalisti questo succede. Allora, vedete, la differenza poi tra noi e gli altri è che per noi viene estremamente semplice raccontare questo tipo di realtà, perché assomiglia tanto alla realtà. Gli altri devono ricorrere veramente al romanzo, all'opera dell'ingegno, di fantasia, ed è sempre più difficile. È un mestiere molto brutto quello, è un mestiere estremamente complicato, io non glielo invidio. Il fatto di dover galleggiare sempre senza mai offendere non il capo, ma il potente, perché in questo caso è proprio una sottomissione al potente, a prescindere da quale potente sia, se sia della tua squadra o di altri. E quindi preparatevi, perché loro stanno semplicemente imparando come si lavora, stanno imparando sempre di più questo team di apprendisti a fare un mercato che sia sempre meno accomodante per i tifosi, per i clienti, perché tanto, ripeto, ci sarà sempre qualcuno soddisfatto dell'arrivo di Pavlovic, ci sarà sempre qualcuno contento se arriva, non so come si chiami adesso, il giocatore statunitense che dovrebbe venire forse a fare il mediano, ci sarà sempre qualcuno contento se ti prendono Samardžić, ma intanto vediamo chi arriva, perché tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, e soprattutto vedete quanto loro lavorino sul dire. E prendersi tempo, ecco, questa è l'ultima cosa, prendersi tempo è funzionale per loro, non è inettitudine. Prendono tempo perché prendendo tempo e allungando questa finestra, se loro facessero subito un'offerta congrua, 20 milioni per Fofana, venderebbero Fofana al Milan. Cosa succede? Devo tirare fuori i 20 milioni. Se io dico 12 milioni, 15 milioni, so che ci sarà un rilancio, prendo tempo. Tra un rilancio mio e un rilancio loro, magari si inserisce qualcuno. Non sono più io il cattivo, è il mercato che è cattivo. Sono i concorrenti che sono cattivi. È lo United che ci soffia zirze, sono le commissioni che ci allontanano da Zirze, sono le aste che ci portano via. Ragazzi, è un sistema perfetto.
Quando voi dite che questi signori sono degli inetti, degli incapaci, degli improvvisati, degli incompetenti, soltanto su improvvisati, e come al solito chiedo scusa, solo su improvvisati avete ragione. Sono nuovi di questo mestiere, ma sono tutto tranne che incompetenti, inetti e incapaci. Stanno facendo esattamente il mercato che vogliono per arrivare a chiudere solo numericamente il mercato, consegnare una squadra che possa galleggiare e consentirgli per un anno di fare investimenti e profitti, e poi se ne parla il prossimo anno e vediamo che cosa succederà. Vedrete che i rinnovi saranno messi alla fine una volta che hanno il budget rimanente da queste preziose operazioni che stanno concludendo, cercando di concludere. Si capirà cosa fare con Theo, cosa fare con Maignan, perché tanto sono giocatori sotto contratto, non c'è nessuna fretta. E per loro perderli a zero potrebbe non essere un problema, perché quei soldi poi andrebbero reinvestiti, ok? Reinvestire soldi per loro nella parte sportiva è una sorta di bestemmia, perché è una cosa che loro non comprenderanno mai, appunto come mio suocero, che diceva che no news non è good news, no news è semplicemente no news. Grazie mille.